Ciao a tutti! Oggi sono qui con un video che potremmo definire come un tutorial barra review perché vi voglio mostrare come realizzo questo look nude che però ha il focus assolutamente sulle mie ciglia. Infatti, il protagonista di questo video è assolutamente lui, il Volume Shake, che è il nuovo mascara in casa Rimmel. È un mascara assolutamente rivoluzionario perché se c'è una cosa che infastidisce tantissimo dei mascara è il fatto che magari appena aperti sono in un modo e poi nel corso del tempo cambiano fino ad arrivare ad un certo punto dove magari non siamo neanche riusciti a finirlo perché il prodotto si è seccato all'interno e quindi va anche sprecato. È una cosa che dà veramente tanto fastidio, soprattutto appunto quando il mascara è uno tipo di mascara che ci piacciono tantissimo. Con questo non succede perché all'interno vedete che ha proprio la forma dello shaker, molte cose le ripeto anche nel tutorial, quindi spero di non fare troppe ripetizioni. Come dicevo, vedete, ha proprio la forma di uno shaker, proprio dell'iconico shaker dei baristi per i cocktail, per intenderci. Quindi è molto carino anche il packaging innovativo e diverso, e all'interno c'è una tecnologia particolare che con il movimento appunto dello shaker, quindi shakerando il mascara, sentite? Semplicemente shakerandolo permette di riattivare la formula all'interno, quindi laddove magari io nell'applicazione dovessi notare che la formulazione non è più fluida come appena aperto, posso semplicemente richiudere, shakerare e si riattiva tutta la formula e quindi il mascara torna bello fluido come se fosse la primissima applicazione. E quindi noi riusciamo ad avere lo stesso identico risultato dalla prima all'ultima applicazione. Questa è una cosa fantastica. E non solo questa cosa è fantastica perché ha uno scovolino molto particolare che permette di catturare, di pettinare bene tutte le ciglia. Voi sapete quanto io ami star lì a pettinare con calma tutte le mie ciglia, cercando di raggiungerle un po' tutte perché ci sono quelle più piccoline che magari facciamo fatica a raggiungere. Con questo scovolino io riesco a raggiungerle tranquillamente. È una formula super black, quindi è veramente un nero intenso, il che ci piace molto. E non fa grumi. Non fa grumi proprio per questo sistema di cui vi parlavo, ovviamente non va shakerato tutte le volte, ma soltanto lì dove ne sentiamo la necessità. Ok, ragazzi, abbiamo capito che io quando parlo di mascara mi fomento perché è uno dei miei prodotti top dell'ultimo periodo. Mi avete visto in tantissime foto, in tantissimi video con questo look, quindi voi capite che avendo il focus sulle mie ciglia con un trucco nude, adesso la mia attenzione è assolutissimamente concentrata sul mascara, quindi quando trovo dei mascara che sono così validi, ho veramente tanto piacere nel condividerli con voi. E come vedete poi comincio a parlare tipo macchinetta. Comunque non voglio perdermi ulteriormente in chiacchiere perché molte di queste cose le ho già dette anche all'interno del tutorial. Però, cosa molto importante, all'interno del tutorial vi faccio vedere proprio l'applicazione e vi mostro anche la differenza tra un occhio e l'altro. Comunque la differenza la vedrete immediatamente adesso quando c'è il cambio, cioè quando vi passo al tutorial dove ho semplicemente la base ma appunto non ho il mascara, quindi vedrete immediatamente la differenza. Comunque lasciate un pollice in su se anche voi siete amanti di mascara che riescono a darvi questo effetto ciglia finte sugli occhi senza appunto dover applicare le ciglia finte. Io li adoro. Basta chiacchierare e vi lascio il resto del video. Ed eccomi qui, come vedete ho già realizzato la base, ma prima di passare al mascara volevo rendere un pochino più particolare il trucco, pur restando sempre nei toni del nude, che bene o male sono i trucchi che sto utilizzando di più ultimamente, però di volta in volta gioco con alcuni dettagli per impreziosirlo, per differenziarlo dagli altri. Sono piccoli dettagli che però fanno la differenza, quindi comincio applicando il Magnifies numero 003, che è un ombretto doppio, nel senso da una parte è casual e dall'altra appunto è ombretto in stick. Lo 003 appunto è su toni naturali, quindi semplicemente il casual lo applico nella parte interna dell'occhio, vado a sfumarlo in modo molto semplice con i polpastrelli tirandolo leggermente verso l'alto. Poi prendo lo stick nell'altra parte, quindi quello un pochino più marroncino, e lo applico proprio qui all'attaccatura delle ciglia. Resto proprio alla base, ragazzi. Questo mi va ad intensificare un pochino di più lo sguardo e scalda un po' il tutto perché ha questo bellissimo color bronzo. Sfumo anche qui con le dita. Su questi prodotti vado anche con gli ombretti in polvere della Magnifies 002, sempre di Rimmel, e sfrutto direttamente l'applicatore che c'è all'interno della confezione. Prendo questo colore luminoso e chiaro che vado ad applicare quindi nella prima parte della palpebra. Per la parte infracigliare invece scelgo un marroncino opaco, così gioco un pochino anche con i finish. Per finire prendo il colore più chiaro e lo applico sotto l'arcata sopraccigliare per illuminare.
È arrivato finalmente il momento di passare al mascara. Come vi dicevo, oggi il protagonista è lui, il Volume Shake di Rimmel. Quindi semplicemente shakerando il prodotto noi andiamo a riattivare il mascara. Adesso vi faccio vedere innanzitutto l'applicazione su un occhio, così vedete anche la differenza con l'altra parte. È super nero, non fa grumi, permette di avere un mascara come se fosse sempre nuovo dalla prima all'ultima applicazione, quindi non ci sono neanche sprechi di prodotto all'interno perché non si va a seccare dentro il prodotto. Quindi andiamo quindi ad applicare il prodotto. Lo scovolino mi piace tanto perché riesce a prendere tutte le ciglia, anche quelle più piccoline, quelle più difficili da raggiungere. Volumizza tantissimo, però mentre volumizza riesce a pettinare. Comunque, bando alle ciance, applichiamo il mascara così vedete direttamente come lavora. Ho evitato di applicare l'eyeliner proprio per farvi vedere l'effetto reale di questo mascara. Io solitamente con i mascara ho problemi a raggiungere queste ciglia più nell'angolo interno perché sono proprio piccine piccine e mi creano sempre dei problemi. Con questo riesco a raggiungerle tranquillamente. Io amo applicare mascara, mi piace tantissimo, passerei ore a pettinare le ciglia. E la cosa che mi piace di questo mascara è che io posso appunto lavorarlo molto, perché con alcuni mascara mi capita che lavorandoli molto, perché a me piace proprio pettinarle come dico io, arrivo ad un certo punto dove si formano i grumi, si cominciano ad appiccicare tutte le ciglia, mentre con questo non succede, cioè rimangono belle pettinate e più lo passo più si volumizzano, più si pettinano e riesco ad ottenere appunto quell'effetto ciglia finta a ventaglio che io adoro. Ok, cioè è pazzesco. Ci tenevo tantissimo a farvi vedere proprio come con poco, perché alla fine vi assicuro che io potrei stare molto di più a pettinare le mie ciglia, quindi con poche applicazioni io riesco a ottenere questo effetto e ci tenevo tantissimo a farvi vedere la differenza con le ciglia struccate e le ciglia truccate, perché secondo me è pazzesca. Comunque lo applico anche nell'altro occhio. Consiglio che vi posso dare per il mascara, perché è una cosa che a me succede spesso, avendo lo specchio qui davanti, mi capita spesso di sporcare questa zona. Tendo quindi a mettere il mento verso l'alto, in questo modo non mi sporco la palpebra. Altro consiglio che vi do: se volete far apparire le vostre ciglia ancora più voluminose, concentratevi proprio all'attaccatura. Avete visto che io ripasso tante volte all'attaccatura delle ciglia, in modo che lì è il punto dove io rilascio maggiore prodotto, quindi le nostre ciglia sembreranno ancora di più. E poi semplicemente quando vedo che alla base ho raggiunto il volume che mi interessa, comincio a lavorare anche le lunghezze. Cioè, è incredibile. E voilà, il look è completato, nude con il focus sugli occhi, mi piace da impazzire, è super femminile, lo trovo nella sua semplicità molto accattivante perché appunto abbiamo il focus sugli occhi. Le labbra le sto lasciando nude con un velo di burro cacao, anche perché le ho un pochino screpolate, però vi posso dire che spesso quando ricreo questo look le lascio appunto così, appunto soltanto con un po' di burro cacao, perché mi piace tantissimo l'effetto. Vedete che ho comunque un look luminoso, curato, e questo binomio a me piace da impazzire. Comunque fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo nuovo mascara Volume Shake di Rimmel, se l'avete già provato, come vi siete trovate, oppure se vi ha incuriosito questo video con l'applicazione, con tutte le cose che vi ho detto, con il sistema dello shaker. Sono curiosissima di leggere i vostri commenti al riguardo. Niente, con questo è tutto, io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!